In pista anziani di categoria G guidati dai Gentleman, 1 Alba dell'Est, 2 Salmon Rock, 3 Tabor Caff, 4 Unonometra, 5 Vespucci Matto che ha cambiato guida, in sediolo c'è Emerico Ballo, il 6 è Tanke GPD, il 7 Zonk di Girifalco, in seconda fila 8 Zelig Rab, 9 Zigzag B, 10 Argo dei Greppi, 11 Uricus, 12 Una Bondi VM, 13 Villeneuve Griff, 14 Argo Cam, in terza fila 15 Villa Orba Jet. Quarta corsa di Palermo, anziani di minima guidati dai Gentleman, favorito il 2 Salmon Rock, il 7 Zonk di Girifalco e l'11 Uricus. Dopo lo stacco della macchina, grande partenza dall'esterno di Zonk di Girifalco che riesce ad assumere l'iniziativa nei confronti di Vespucci Matto, in terza posizione Salmon Rock, mentre per linee esterne prova a farsi avanti Villeneuve Griff, nella cui scia è Una Bondi VM. 13 e 7 il lancio. Numero 4 squalificato, che adesso viene preso in mano dal suo interprete Bartolomeo Ingardia, cavallo che adesso raggiunge 400 metri in un discreto 29 e mezzo, nella sua scia sempre Vespucci e Salmon Rock, mentre ha sbagliato ed è stata squalificata Unonometra. Per linee esterne sfacchina Villeneuve Griff, adesso la scia è stata presa da Tanke GPD. 45-3 da 1, 15-5 i primi 600 metri con Zonk di Girifalco che affronta al comando la penultima piegata. Salmon Rock viene giustamente spostato da Linolo Giudice dalla terza posizione per prendere la scia di Villeneuve Griff, che non lo porterà molto avanti, però terzo in corda rischiava di restare ingabbiato. Nel frattempo Bartolomeo Ingardia si guarda attorno, cerca di tenere bene in mano il suo Zonk di Girifalco che raggiunge il chilometro in un tranquillissimo 1:16:06. A questo punto Linolo Giudice deve spostare in terza ruota con Salmon Rock, ma a questo punto ci sarà anche l'accelerazione. Numero 14 squalificato, che arriva puntualmente, vediamo il paletto di fronte, 14:06. Giustamente Bartolomeo Ingardia ha chiesto di scattare a Zonk di Girifalco al momento giusto e adesso affronta al comando l'ultima parte del percorso con Salmon Rock che prova a ricucire, con Villeneuve Griff che si sta mantenendo in quota, e vediamo la famosa retta d'arrivo di Zonk di Girifalco, nella quale spesso ha creato problemi, ma il periodo sembra in questo momento buono. Zonk di Girifalco continua molto bene e alla fine viene a vincere davvero molto bene, mentre sono molto vicini Villeneuve Griff e Salmon Rock per la piazza. Forse ce l'ha fatta Villeneuve Griff di dentro, ma lo rivedremo nel replay per dare un giudizio più preciso. Sicuramente ha vinto Zonk di Girifalco, seconda a seguire in sediolo Bartolomeo Ingardia, che neanche il proprietario, il training di Andrea Buzzitta. Alla fine un tranquillo 1:15:08 per un Zonk di Girifalco restituito finalmente a buoni successi. Vediamo un po' per la piazza, davvero davvero molto stretta, però forse un pizzico avanti dovrebbe essere Salmon Rock nei confronti di Villeneuve Griff, quindi in numero 7 al primo posto, foto per il secondo, probabilmente 2:13 nell'ordine. Questo naturalmente ordine d'arrivo ancora ufficioso, ed è tutto per la quarta corsa di Palermo.